Bella a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Ragazzi, dopo tantissimo tempo ho deciso di far tornare qui sul mio canale la Delta Piano Challenge su Fortnite. Hai capito, Elmo? C'è la Delta Piano Challenge, non usciva da 30 anni, hai capito? Hai capito? Non è morto nessuno. Ebbene sì ragazzi, dato che siamo in una nuova stagione, un nuovo capitolo, ho detto perché non riproporre sul mio canale la Delta Piano Challenge, che non la facevo letteralmente da tantissimo tempo. E quindi oggi siamo qui proprio per andarla a fare. Speriamo che non sia troppo difficile, perché potrebbe essere abbastanza complicato se mi dovesse uscire o leggendario o epico. Speriamo di no. Prima di cominciare con il video ragazzi, vi invito da subito a lasciare un bel pollice in su e fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altre sfide particolari su Fortnite, che è proprio delle sfide piccanti, delle sfide succose. Fatemelo sapere nei commenti. E vi ricordo inoltre che tutti i giorni mi trovate alle 16 sul mio canale Viola in live. Trovate il link per il mio canale qui sotto, sempre in descrizione. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e passiamo su Fortnite. Ok ragazzi, ci siamo. Allora, vi faccio vedere i miei deltaplani che già ho preparato. Vi faccio vedere i miei preferiti, che sono appunto 5. Ho messo appunto uno comune, uno verde, uno blu, uno epico e uno leggendario, signori. È il momento di andare a mettere i deltaplani randomici. Andiamo di qui. Preferiti. Boom, equipaggia. E siamo pronti per andare in battaglia. Bene ragazzi, siamo finalmente nella prima partita di oggi e il mio land ragazzi sarà Crocevia, okay, che è il mio land preferito, ma già voi lo sapete. Ovviamente devo sperare che mi esca un paracadute che sia comune, verde, raro, perché se mi esce qualcosa di leggendario o epico potrebbe essere un problema, ok? Nel caso qui c'ero land ovviamente, perché non posso di certo andare a rischiare di andare in un land così potente con un paracadute. Fermi! Abbiamo l'ombrello! L'ombrello signori è non comune, grigio. Ci siamo, ci siamo. Fermi, fermi. Vedo già una cappa grigio, signori. Prendiamolo, ok. Con calma. Ovviamente vi ricordo che le cure si possono prendere tutte quante, anche perché sennò sarebbe veramente impossibile. Buttiamo questo. L'arco non possiamo prenderlo. Prendiamoci il medikit. Questa è una cura, quindi la possiamo tranquillamente prendere. Qua c'è un player. Ok, il primo va giù, il primo va giù, signori. Le lucciole non posso usarle. Quest'arma è fortissima, raga. Attenzione! Attenzione, muore, muore, muore! Prendiamo questo. Prendiamo questo, prendiamo il succo alla pera. Per dimenticare i problemi della vita. Attenzione, scildino. Calma, 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 calma. Diciamo che mi è andata abbastanza bene. Cioè, anzi, posso dire che mi è andata proprio di culo, ok? Ora, il problema è che non abbiamo un pompa. No, 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 scherzavo, scherzavo. Me ne vado, guarda. Sguda, sguda. Succa la pera. Succa la pera. Fermi. Calma. Signori, se la vinciamo alla prima così, se la vinciamo alla prima potrei impazzire. Facciamo una cosa molto intelligente. Attenzione. Distrutto. Attenzione. Martina si avvicina. Martina di piazza. Attenzione! Ok, non sono riuscita a rimpiazzare. Questo caso ha tipo 0 tp. No! Non ci credo! Non dobbiamo piangere, ragazzi, su queste cose, ok? Noi siamo dei veri guerrieri. Siamo delle eroine, ok? Cioè, sono un po' male, però in realtà eroina perché... Insomma, vedete il video, no? Che comunque... hanno aperto un drop adesso. Eccolo qui, signori. Nemico avvistato! Attenzione! Attenzione, attenzione, ci avviciniamo al nemico. Vedi i pedini? Peppe Fetish sarebbe fiero di me. Peppe Fetish, buongiorno. Se vedrai mai questo video, ma dubito. Signori, è un one shot. Uscio un altro nemico. Mi vuole fightare? Attenzione. La tiriamo. Vai. Ultimo shot, signori. Ok, ragazzi, facciamo una cosa. Signori, no,
Va bene che me ne scappa uno, ma due no, eh. Cioè, lui era la mia preda principale dall'inizio. Quello là è scappato. Ma lo ritroveremo, signori. Se rimane in vita, lo andiamo a prendere, vi giuro. Obiettivo del gioco? Andare a trovare quello lì. Aveva la skin maschile. Non so come si chiami, eh. Però mi ricordava, tipo la felpona. Signori, è lui! Signori, lo abbiamo ritrovato. Ripiazziamo? Non riesco a ripiazzare nessuno, ragazzi. Signori, l'obiettivo del game è stato portato a termine. Comunque vi ricordo, ragazzi, perché magari qualcuno di voi potrebbe anche non saperlo, vi ricordo che voi mi trovate in live tutti i giorni sul mio canale Viola e sto lì praticamente in live per 7, anche 8 ore. Quindi se volete passare del tempo in mia compagnia, vedermi giocare a Fortnite dal vivo, sappiate che mi trovate sempre in live dalle 4. Trovate il link in descrizione, mi raccomando. Però... lo Stuntman, signori, ha battuto. Però è stato divertente, sapete? Questa cosa di Spider-Man sulle macchine non l'avevo mai fatto. Ah, c'è uno Spider-Man. Ok? Lo sentiamo? Signori! I am! Attenzione, siamo davanti a Tryharder. Allora, buttiamo Spider-Man, prendiamo quello nuovo. Attenzione. Ma tutti qua Spider-Man stanno comunque. E voi direte, beh Martina, ce l'hai anche tu. Sì, ok, ma ho beccato solo gente con Spider-Man. Tranquilli, ragazzi. Andiamo di low pad. Questo qua deve morire, ragazzi. Basta, ormai è deciso. Carichiamo l'arma. Non riesco a piazzare nessuno, c'è assurdo. Ma quanto pingano le persone? Ma sono di Milano! Basta, cioè... questo è un... ragazzi, vi giuro, cioè... io gioco le arene tutti i giorni, rimpiazzo letteralmente 8 player su 10. In pubblica hanno un ping migliore, com'è possibile? No, non posso prendere l'arma, fermi, scusatemi. Errore mio, tanto non l'ho usata, tranquilli. Calma. Guarda, guarda, guarda le bende di... le fette di pizza, buone queste. Ah, non posso mangiare però. Speciali. Comunque questo qua pingava pochissimo. Cioè proprio non riuscivo a prendergli nulla.
Allora, un attimo, mi dai un secondo? Grazie. Top edilizia, number one. Ragazzi, 1v1. Siamo con l'ultimo giocatore in vita. E questo vi ricordo che è il mio primo game del giorno ed è il primo try che faccio dalla Delta Panno Challenge. Proprio il primissimo del giorno. Signori, nemico probabilmente avvistato. Si è reso. Si è reso al build fight. Signori, è one shot. E vince la Delta Panno Challenge, signori. La prima, proprio primo try, primo game del giorno. Signori, vi porto il game a casa. Al primo tentativo. Primo tentativo, però è andata abbastanza bene. Perché comunque vi devo dire che, stranamente, le armi grigie sono le mie preferite, perché è quasi sicuro che si trovano sempre dappertutto per terra, cioè ovunque, le trovi sempre, quindi specialmente per gli start penso che sia forse quella migliore, secondo me, anche più della comune e della rara, vi dico la verità. Tanta roba, ragazzi, quanti kill? 14, onesto. Bene, ragazzi, è stato più facile del previsto, devo dire che però abbiamo avuto appunto molta fortuna con il paracadute, perché se mi capitava leggendario epico era sicuramente complicatissimo, cioè veramente troppo complicato, però è andata veramente molto bene. Se volete rivedere altre Delta Panno Challenge con magari appunto altre rarità, fatemelo, mi raccomando, sapere qui sotto nei commenti, che vi porterò appunto altre sfide della Delta Plano, ma anche altre sfide in generale, comunque non per forza solamente la Delta Panno Challenge. Quindi mi raccomando, ragazzi, sbizzarritevi nei commenti e fatemi sapere che challenge vorreste vedere in un prossimo video. Bene, ragazzi, dalla vostra Croatomist è tutto, noi ci becchiamo a un prossimo video. Bella a tutti, ragazzi!